Allora, sono qui con Solidox sulla mia sinistra, nel mio caso 2024, e poi qui invece alla mia destra ho trovato dove sono localizzate, dove sono localizzati i file di libreria, ok, per i profili di filettatura. Cioè, l'idea è, voglio costruire in modo, tra virgolette, reale, una filettatura, sia maschio che femmina, posso usare queste LFP, SLD, Solidworks Library Feature Part, ok? Che sono molto interessanti, che mi velocizzano il lavoro. Ok, e dov'è che le trovo? Le trovo, nel mio caso, ho installato la 2024 e con un'installazione standard, cioè non ho cambiato il nome che mi dà Solidox all'inizio, ok, a questo punto si trovano qua, cioè si trovano su C, due punti, slash, program data, che non è visibile, una directory non visibile, dunque bisogna settare Windows 11 se si vuole andare a vederla. Ok, SolidWorks, dunque C, due punti, slash, program data, slash, SolidWorks, slash, non mi ricordo perché avevo messo solido come directory, solido 20 staccato 2024, slash, thread, staccato profiles. E dunque, voglio sapere dov'è la directory. La directory è qui. Se mi servono, posso partire da questa directory, ok? Anche posso trascinarli da qui, o se no, poi nel prossimo video vi faccio vedere come andare poi magari a metterli nella libreria, ok? Che così la directory sarà sempre accessibile. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.